Siamo voce per chi invece voce non ha. Siamo mani anche per chi non le sporcherà. Siamo tanti ma solo un'anima. Siamo occhi per chi invece occhi non ha. Siamo forza anche per chi non la metterà. Siamo in questo corso di aggiornamento. Ho preso consapevolezza di quanto è importante il rito della liturgia, di quanto la liturgia entra nel corpo, quanto il nostro corpo partecipa di questa liturgia che poi è universale. Quindi è bellissimo avere questa chiarezza di quanto partecipiamo così con tutto il nostro essere a una liturgia che ci porta al Signore e la cui parola arriva nella nostra intimità. Solo cuore, siamo braccia di questa madre. Io da questo aggiornamento mi porto la consapevolezza di una scuola sempre più unita e pronta a migliorare giorno dopo giorno e soprattutto a cercare sempre di più di portare la parola di Dio in giro per il mondo. Tutti diversi ma riuniti in Dio. Siamo pronti a servire chi ci chiamerà, a ginocchia piegate per chi non lo fa. Siamo tanti ma sono un'anima. Siamo voglia di amore per chi non ne ha e speranza anche per... In questo incontro io porto via tanta soddisfazione. E è come se fossi stata invitata ad un incontro, una festa in famiglia. E questa cosa, nonostante io appartenga non sia della sede di Palestrina, ma appartenga a quella di Roma, quindi io conosco perfettamente tutte le persone che oggi sono qui con me. Non è stato solamente un aggiornamento su quello che noi facciamo come associazione, è stato soprattutto un aggiornamento dell'anima. Io mi sono offerta al Signore oggi con le attività che abbiamo fatto, con le nostre danze, i nostri pensieri, i nostri disegni, mi sono offerta in tutta la mia, pochezza, nelle mie mancanze, nei punti di me in cui ho bisogno del suo aiuto. E questa cosa è una cosa per me indimenticabile. Siamo miliardi di cuori in questa vita. Primo aggiornamento di dance per me è stato davvero importante e formativo perché mi ha permesso ancora di più di capire come funzionano i meccanismi della nostra grande associazione che per noi ormai è diventata una grande famiglia e quello che mi porto dentro è sicuramente la collaborazione che c'è stata tra tutti noi.